Esercizio sulla dilatazione termica lineare, asta d'acciaio lunga 500 mm a 20 gradi centigradi, viene riscaldata a 100 gradi centigradi. Confronta i due risultati, quello ottenuto con la formula approssimata della dilatazione termica e quello ottenuto con la formula esatta. La formula approssimativa è questa, con cui siamo abituati a calcolare l'allungamento dell'asta partendo dalla lunghezza dell'asta, per esempio in questo caso a 20 gradi centigradi, LA. È una formula approssimata perché noi sappiamo che in teoria dobbiamo considerare la lunghezza dell'asta a 0 gradi centigradi e non a 20 gradi. Quindi prima dovremmo trovare la lunghezza dell'asta a 0 gradi e poi utilizzarla nella formula per trovare la lunghezza dell'asta a 100 gradi. Qui c'è questo disegno che mostra l'asta a 20 gradi centigradi lunga 500 cm, 500 mm. E questa la chiamo l'asta la chiamo A in questo caso. Invece di andare da 20 a 100 gradi centigradi, quindi da A a B, io dovrei prima calcolare la lunghezza dell'asta a 0 gradi centigradi, quindi L0. In pratica dovrei immaginare di raffreddare l'asta di 20 gradi centigradi, portarla a 0 gradi, per poi da 0 gradi salire fino a 100 gradi centigradi. Questo perché nella formula a me serve, per essere preciso, L0, cioè la lunghezza dell'asta a 0 gradi e non a 20 gradi. Qui naturalmente il disegno è esagerato, nel senso che l'asta si ritira, diventa più corta, molto meno di come è disegnato qui, quando viene raffreddata poi diventa più lunga quando viene riscaldata, molto meno di come è disegnato qua. Comunque, utilizziamo all'inizio la formula approssimativa, partiamo da 20 gradi centigradi invece che da 0 gradi centigradi, come siamo abituati a fare ogni volta. Sostituiamo il coefficiente di dilatazione termica lineare dell'acciaio e l'aumento di temperatura da 20 a 80, da 20 a 100 gradi, che sono 80 gradi centigradi o anche 80 Kelvin, perché sappiamo che gli intervalli di temperatura sono uguali se espressi in Kelvin o in gradi centigradi, perché le tacchette hanno la stessa ampiezza sia nella scala Kelvin che centigrada. Il risultato che otteniamo è un allungamento di 0,48 mm, che è un valore ragionevole. Se ricordiamo l'esperimento fatto e visto anche nelle video lezioni precedenti, fatto utilizzando i tubi di metallo, acciaio, ottone e alluminio, quei tubi che venivano riscaldati dalla temperatura ambiente, quindi diciamo 20 gradi centigradi, a 100 gradi centigradi facendo passare il vapore dentro i tubi, il vapore d'acqua a 100 gradi, no? Allora, se ricordiamo quell'esperimento, l'allungamento di quelle aste era sempre meno di un millimetro. In questo caso stiamo quasi a mezzo millimetro. Un'altra osservazione, giusto per ripassare, ricordiamo che cosa significa questo coefficiente di dilatazione termica lineare, cioè che significa che ha questo valore. Significa che per ogni grado di riscaldamento dell'asta, la lunghezza di quest'asta aumenta di 1,2 parti su 100.000 rispetto alla lunghezza iniziale. Quindi se l'asta all'inizio è lunga 500 mm, ogni volta che io la scaldo di un grado, la sua lunghezza aumenta di 1,2 parti su 100.000 da calcolarsi sui 500 mm. Ora torniamo all'esercizio. Siccome si è allungata l'asta di 0,48 mm, la sua lunghezza finale sarà 500 mm più 0,48, 500,48 mm. E questo è il procedimento standard, ma è un procedimento approssimativo. Vediamo quello esatto. Per utilizzare il procedimento esatto io dovrei conoscere la lunghezza dell'asta a 0 gradi e la lunghezza dell'asta a 100 gradi è quella a 0 gradi da moltiplicarsi per questo coefficiente, per questo fattore 1 più lambda delta t. Delta t vuol dire che io parto da 0 gradi, quindi delta t è 100 gradi, da 0 a 100. Delta t OB, OB vuol dire da 0 a 100 gradi. E infatti eccolo. Però io non conosco la lunghezza dell'asta a 0 gradi centigradi. La posso ricavare sapendo che l'asta a 20 gradi centigradi è 500 mm. Quindi scrivo la stessa formula, ma non più applicata in B, ma applicata in A. Quindi la lunghezza dell'asta in A
è uguale a quella a 0 gradi centigradi per questo fattore moltiplicativo, dove però stavolta l'aumento di temperatura è da 0 a 20 gradi centigradi, quindi sono 20 Kelvin o 20 gradi centigradi. Da qui mi trovo la lunghezza dell'asta a 0 gradi. La mia incognita è questa: la lunghezza dell'asta a 0 gradi con la formula inversa mi ricavo che è leggermente minore di 500 mm, perché è come averla raffreddata da 20 a 0 gradi, quindi si è un po' ritirata. Sono 499,88 mm. Adesso questo valore che ho trovato, lunghezza dell'asta a 0 gradi, lo sostituisco nella formula di prima per trovare la lunghezza finale a 100 gradi. Quindi vado a sostituire questo valore qui, poi moltiplico e ottengo lo stesso valore di prima, 500,48 mm. Questo vuol dire che il procedimento esatto è molto più complicato, perché mi richiede un passaggio intermedio per calcolare la lunghezza dell'asta a 0 gradi, ma alla fine mi dà lo stesso risultato, in pratica identico, che mi dava il procedimento più rapido, anche se concettualmente imperfetto. Però il risultato alla fine praticamente è lo stesso. Quindi non ha senso fare tutto questo procedimento, che è corretto dal punto di vista logico, dal momento che quest'altro è molto più breve. Quindi posso partire direttamente dall'asta a 20 gradi senza bisogno di conoscere la sua lunghezza a 0 gradi centigradi.